Presentata questa mattina a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enzo Bianco, la mostra permanente del grande pittore catanese Giuseppe Sciuti, nato a Zafferana Etnea nel 1834, è considerato il maggior freschista meridionale dell'Ottocento. Suoi gli affreschi della volta e della cupola della Basilica Collegiata e alcuni grandi dipinti come il Benessere e le Arti, custodito presso il Palazzo Municipale di Zafferana Etnea, e la Madonna dei Bambini, conservata nella chiesa Sant'Agata alla Vetere di Catania. Nel 1902 gli vennero commissionati diversi lavori da Cireale, dove affresca le volte del Palazzo Calanna, della Cappella dei Baroni Pennisi di Floristella e della Cattedrale. Nei giorni scorsi abbiamo riaperto il Teatro Greco, il 23 ci sarà addirittura un'edizione bellissima di Norma, ieri una bella cerimonia all'Anfiteatro Romano, adesso l'inaugurazione di una mostra nel giorno della nascita di Vincenzo Bellini dedicata a Sciuti, uno dei più grandi pittori italiani della seconda metà dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Nato a Zafferana Etnea, da famiglia di origine acese, cresciuto a Catania, ha una produzione praticamente sterminata, di altissimo livello. Molte delle opere che stanno a Catania dello Sciuti saranno esposte a Palazzo degli Elefanti. Il palazzo si apre alla città. Sabato dalle 9 alle 19, domenica dalle 9 alle 14, sarà possibile per i cittadini venire qui a Palazzo degli Elefanti e mostrare e vedere questa bellissima collezione di quadri di un grande pittore, ma anche con un valore simbolico. Palazzo degli Elefanti non è un palazzo del municipio chiuso, ma è e diventa un luogo d'arte fruibile dai cittadini e dai turisti.